Allora, io parto dal link che sicuramente non intaccherà l'appetito di Gianluca. Questo è scottante, eh? Sì, sì, sì. Io non voglio fare premesse. Facciamo vedere. Andiamo. Intanto il primo Play. Frame. Già, questo è il Play. Primo frame, raga. Sì. Già presagisce di tutto. Già dal titolo. Play. Play? Play. No! Ma come ti hai fatto? Oddio mio, che succede? No, un'interferenza, ragazzi, non vi preoccupate, non è successo niente. Questo è per te. Mi chiama su Instagram, ce l'hanno con te. Come mi chiamo su Instagram? Sissi.trasatti. Che bel cognome, adoro. Instagram Silvia l'ha dato. A Silvia sei una fata, hanno scritto. Addirittura. Madonna mia, che bella, intendono tutte e due. Però scusate, tutti e due. E lui. E lui, sempre ste ragazze hanno un po', diciamo, un po'. Cioè, guardate io che bello. Io sono lui. Il titolare dell'agenzia, siamo qua. E guardate quanto è bello. Quelle... Beh. Vabbè, si vede, un bel si pregno, vede. Un bel pregno. È il CEO. Si vede, si vede. Lupus è sempre il mercoledì sera, ragazzi. Tranne forse settimana prossima sarà spostata a giovedì, ma non è detto. Comunque vi informiamo ogni volta. Ma è sempre mercoledì. Grazie di tutto. Sissi adorabile, vorrei essere il piercing della lingua di Silvia. Ma io non ho nemmeno guardato, ma ce l'hai davvero? Minchia, ma dove cazzo guardate? Io comunque. Ma dove guardate? Sì, dove guardate? Già se n'è accorto. Sentite delle urla scomposte? Fortunatamente no. Live, mi sente? Pronto? Fortunatamente no. E lei, Zorro, si metta questo. Prego, tenga. Puoi non disturbarmi gentilmente, d'accordo? Zorro, tenga. Allora lei non è Zorro, mi sta dicendo che non è Zorro. Conferma. Si può gentilmente levare. Conferma. Si può gentilmente conferma levare. Conferma che non è Zorro adesso, può, che lei è Zorro. Si può gentilmente levare. Non è Zorro, non le, conferma. Non rivolgo la parola a chi ho querelato. Limitati le parole. E lo fa subito dopo. Comunque ha ragione Fabio Zeta qui, eh. Io non 100%. So nulla proprio. Vabbè, uno ti imbocca vestita da Zorro che ha la spada di plastica. Ma levate dai sì, coglioni, sì, no? Sì. Ma non so in retroscena, però certo. Di principio sì. Poi non ho la benché minima idea di cosa c'entri Zorro. Sei Zorro, che vuol dire? Il vincitore... Che vuol dire Zorro? Non sei Zorro. Vincitore della categoria villain in Cerbero Oscar 2022, ricorda qualcosa? No! Vabbè, non c'era competizione, dai! Ma che cos'è, un lassativo? Ma che è Zorro? Ragazzi, succede? Ma che succede? Che cazzo è? Questo non era in programma. Ma cos'è questa cosa? Ma che è sta roba? Perché c'è una Z qui sullo schermo? Di sti tempi non è un... No, no, non è il battaglione. Allora, noi eh? Allora, non... Arriva, vabbè. Arriva di russi. Ah, è proprio lui. È un hacking, che cosa... Arriva la brigata, come si chiama? Il battaglione Azov, intendi? No, no, non c'è nessuna associazione, no. Chi oddio. È questo? Non capisco. Ma che... cosa gli hanno fatto? No! Ha, ha, ha! Oddio! No! Ah, ok, ma è un applauso a Zorro! Un applauso a Zorro! Il miglior villain! Un grande momento di televisione, ragazzi! Ma io stavo scherzando! No, vabbè, è vero. È tutta colpa nostra. È tutta colpa nostra, come al solito del resto. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Lo chiamiamo Zorro. C'è il gabbrone dietro. Sì, sì, poi arriva pure il gabbrone. Che si merita. Non è Zorro, non è Zorro. No, 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 assolutamente no. A un certo punto in bocca pure il gabbrone. Come si chiama... quella che è Royal Rumble. Royal Rumble, ogni tanto imboccano. La Royal Rumble. Cosa? Limita perché? Le parole. Hai appena detto qualcosa che ti posso querelare 5 volte. Ah, non si può. Te lo chiedo gentilmente. Quindi, basta una. Devi aggiungere la querela alla querela, eh. Scusa. No, no, scusa, scusa, non quella... I ragazzini attivano fuori il telefono. Ma ragazzi, la scena è folle. Grazie. Come il gabbrone. Sì, fa il gabbrone. La cassa rossa. Il gabbrone che ha la cassa rossa. No, c'ha la testa coperta. No, è lui. Non l'avevo visto. C'ha la testa vuota, volevi dire. Anche, quello sicuro. Vedo. Aggiungere la querela alla querela. Scusa, scusa, non scusa, 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 scusate, scusate. Mamma mia, è arrivata tanta di quella gente di merda. Non vi siete mai potuto vedere per litigare. No, è lui che viene a me, mi sta disturbando lui, io non sono mica. Saggio, però, sì, saggio, sì. Ha capito tutto. In questa interazione, sì. Ha capito tutto, il signore. Saggizio. È lui che è venuto da me. Sa Gianni Morandi come va. Chiediti perché. Chiediti perché. Chiediti perché. L'ho denunciato. Chiedi perché. Chiedi perché. Ti aspettiamo fino a noi. Oh, comunque è stato davvero un piacerone. Posso prendere il volantino? Assolutamente. Sì. Grazie. Grazie anche a lei che ha parlato meno. Mi dispiace. Ma passate dalle Club Boutique, ovviamente. Ci sarà.
stasera. Ah, ma allora lo fa... cioè allora vuoi gli schiaffi, Danco? Vuoi gli schiaffi? Vuoi gli schiaffi? Questo è un gesto di stizza. Se ti rompo un pugno adesso la svango, eh. Che cazzo sta a dire? Che sta a dire? Come la legge, come la... È diventato Soulman. Guarda che faccia. Molto anni 80. Gesto di stizza, se ti rompo un pugno adesso la svango, eh. No, non lo faccio perché mi fai schifo. No, non lo dire, no, ti avviso adesso, non dirlo mai più perché la prossima volta mi dai il gesto di stizza, è venuto registrato. Non dirlo mai più, non ti do il permesso. Non ti do il permesso. Ma cosa non devo dire? Ma pensa a te, oh. Ma mi dica cosa le dà fastidio. Anche il Gabrones, dov'è? Ah, è qua, sì. Ma scusi, ma alla merda non c'è mai fine. Mamma mia, vi lascio andare, ragazzi. È stato un piacerone comunque, ciao. Ciao, dobbiamo andare via perché... Prego, prego. C'è la merda. Una merda, cioè. Negli occhi di quella ragazza c'è la morte proprio. Sì, ma si è trovata coinvolta in questo strano momento. Ciao, ciao, ragazzi. Dobbiamo andare via perché c'è la merda della merda, cioè. Mamma mia. Mi ha dato la rivalsa legale, però non lo faccio perché, cioè, sennò, però, insomma. Che altro, ragazzi, ma se ti ho querelato, fatti una domanda, no? Non ho parole neanche io, Black and White. È venuto a disturbare palesemente, ma poi con tanto di prove. Quindi, ciao, Caparezza. Ciao, ecco le cose che rimarranno di questa Sanremo Twitch. Certo. Purtroppo sì. C'è un casino. Ciao, Caparezza. Ecco le cose che rimarranno di questa Sanremo Twitch. Certo. Purtroppo sì. Ah, era prima. Ecco le cose. È venuto a disturbare palesemente, ma poi con tanto di prove. Quindi, ciao, Caparezza. Ciao, ecco le cose che rimarranno di questa Sanremo Twitch. Certo. Purtroppo sì. Ciao, Caparezza. C'è un casino. Grazie, ragazzo. Ciao, ragazzi. Voi siete di? Noi Twitch, Fabio Z siamo. Oh, auguroni ancora, grazie. Oh, grazie. Se riusciamo, passiamo a trovarti. Dai, volentieri. Ciao. Ciao, arrivederci. A stasera. Sì, Carmine, a stasera. O prossime serate. Grazie. Grazie, non ciao. Mancherà, ciao. Volentieri, sì, ciao. Sono d'accordo con Carmine. No, più che altro che se non ti do la rivalsa legale. Fabio, ciao. Di me l'anno scorso. Purtroppo no, mi dispiace. Però è stato un piacere, ciao. Cazzo malissimo. Grazie, Marco. Ti ricordi di me l'anno scorso, lui giustamente. Peccato purtroppo. Che lui non sa una cosa ancora, che però la scoprirà tra il suo avvocato, ovviamente. Ahia, non faccio spoiler quando ci sono gli avvocati di mezzo. Che famo che se siamo capiti. Esatto, lui è venuto da me. No, ma poi mi ha trafitto con quella spada di plastica finta. Mi ha trafitto. Ma chi ti conosce? L'ha trafitto. Cioè, un gran locale, sì, lo so, Giorgio, lo so. No, ma Francone, lo so. Oh mio Dio, che bella lei. Ma da salutare al volo. Che finisce così. Vabbè, ragazzi, questo era un antipasto particolare. Madonna mia.